E siamo qui, Mario da Genova, 800240024. Mario. Buonasera, signor. Vada. Ruggiani. La chiamavo perché non concordo sul suo modo di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri. Lei si è permesso di dire, mi sembra, Pannella... Io non l'ho proprio toccato il tema del sovraffollamento delle carceri, non ha capito lei. Io ho detto che Pannella non fa un comizio, non ci interessava, non me ne fregava niente del comizio e dell'appello, in particolare dell'appello ai carcerati. E lo ribadisco, non me ne frega nulla, ma non dei carcerati, dell'appello ai carcerati. È un po' diverso, ha capito o no? Cosa pensa lei del sovraffollamento delle ma carceri? Non me ne frega niente di parlarne, ha capito? No, non ma mi frega niente di bisogna parlarne, costruire più carceri. Bisogna come costruire mai? Più carceri. Lei è un cretinetti che quando parla con Garbi si caga addosso insieme al suo studiero. Dica, continui. Sto facendo le mie osservazioni. Infatti, le sto facendo. È un argomento che riguarda l'intera collettività, per cui lei dovrebbe parlarne, avrebbe questo dovere. E lei mi dirà, non mi frega un caso, decido io gli argomenti dei quali parlare. Esatto, bravo. Ma invece deve seguire le osservazioni che le fanno gli ascoltatori. E va bene, lei le fa. Lei vive di questo, vive di ascoltatori, per cui deve seguire le indicazioni che le danno. Sì. Lei migliorerà il suo ascolto, perché non è dicendo cazzo. Grazie, professor Mario. Illustrissimo. Grazie, illustrissimo professor Mario. Dire sull'argomento? Come, scusi? Altro da dire sull'argomento, ah, sul fatto che lei non frega un cazzo. Scusi, ma lei vuole condurre questa trasmissione, Mario? Ma senz'altro lo farei meglio di lei. Ah, sicuro, guardi, è già... Purtroppo io non faccio il suo mestiere, ma lo farei sicuro meglio. Ah, sicuro, certo, non c'è dubbio. Cosa fa lei, professore? Maestro, che fa? Io sono un imprenditore. È un imprenditore, ma in quale ramo? Tutti sono imprenditori. Ramo aeronautico. Ramo aeronautico. No, mi permettevo. Dunque, lei si intende di radio, di come si conducono i programmi, eccetera. Si intende di ascoltatori, perché io sono ascoltatore. Ah, lei si intende di se stesso, ha detto. Si intende di se stesso. Capisce se stesso, forse. Forse lei non ha ben presente come funziona. Chi sta dalla parte della radio e parla, se non ascolta quello che gli dicono gli ascoltatori... Io sto ascoltando, è due minuti che l'ascolto. È due minuti che ascolto le sue boiate, sfiguri un po'. Cioè, boiate. Ma scusi un attimo, cosa vorrebbe dire boiate? Qual è la boiata? Ma tutto quello che ha detto è una boiata inaudita. Una cosa, però va bene, gliela lascio dire, ne diciamo tante anche, noi. La sfido a dire qual è una boiata. Ma tutto quello che ha detto è tutto delle boiate pazzesche. Tutto, sia generico, specifici. Tutto. Senta, che bisogna sentire quello che dicono gli ascoltatori. Io la lascio insultare quanto vuole, guardi, mi scivola addosso. Sto invitando a specificare. Vuole fare una lettera di protesta? La sto invitando a specificare. Non ha argomenti? Sì, non ho argomenti. Tutto quello che ha detto, le ho fatto una domanda. Tutto quello che ha detto gli ascoltatori, il ruolo degli ascoltatori, il ruolo del conduttore, tutto quello che ha detto, Mario. Perciò lei è contrario a È contraria alla mia affermazione che... La sua affermazione, ma chi è lei? La sua affermazione. Le opinioni degli ascoltatori. Ma io la sto ascoltando, infatti la sto ascoltando. E allora perché ha detto che è una boiata? Perché lei dice che dovrei essere condizionato da questo, invece non sono condizionato. Non ho detto condizionato, dovrebbe ascoltare i suggerimenti. Sì, io li ascolto, infatti, li sto ascoltando. Lei non sa la differenza tra essere condizionato ed ascoltare un suggerimento. Mario, se lei pensa di dialetticamente, senta, imbecille. Se lei pensa di dialetticamente sfidarmi, ma dove? Spiegato, mi dica la differenza. Ma dove? Tra lei c'è mai stato in un carcere? C'è mai stato in un carcere italiano? Lei c'è, ma non mi rompa le scatole con queste cose. C'è mai stato in un carcere? Lei mi sta cercando, ma guardi, di superare la mia voce. Sto tremando. Guardi, sono tiri fuori l'omino. Sono parlare lo scudiero. Sono imbarazzatissimo. Guardi, sono imbarazzatissimo, signor imprenditore di Genova. Sì, sono imbarazzato. Guardi, sono talmente imbarazzato che guardi, vorrei abbandonare la trasmissione. Scudiero Parenzo, vuoi intervenire su questo signore di Genova? Ripeto la domanda. Ma le domande le faccio io, ha capito che le domande le faccio io, sì o no? Lei è chiaro questo? La differenza tra condizionamento e ascoltare il parere degli ascoltatori. Lo so, è lei che non lo sa. E allora perché ha parlato di condizionamento? Non si preoccupi. Non conosce il termine. Non si preoccupi, la mia interpretazione, perché sono libero di interpretare. Se
chi fa radio è ignorante. Non si preoccupi, si limiti a spegnere arrogante, la radio. Si limiti a spegnere, caro Mario. Si caga addosso quando parla con Sgarbi. Ma questo è il suo problema. Ciao Sgarbi. Lei non ha capito. Simpatico. Lei non capisce, due, purtroppo. Leccaculo, altro che sì, lei non capisce, questo è il punto, capito? Sì, lei sono io che non capisco. È tecnicamente ignorante. È tecnicamente ignorante. Ma lei è tecnicamente ignorante. Lei capisce la parola tecnicamente ignorante? Sì, lo capisce? Certo. Ma no, anzi, le dico, non la capisco, me la spieghi? Sì, no, ma lei è tecnicamente ignorante. Non conosce, non conosce, ha capito? Non conosce. Ma non si preoccupi. Ho qui davanti qua. Senta, non faccia ogni il simpatico. Ogni volta arriva a dire non si preoccupi, sì, perché non vabbè. Sa cosa dire. Va bene, lei... Ragazzino, ma dove? Quando parli delle carceri, ma dove? Devi pulirti la bocca. Ma lei c'è mai stato? Ma lei c'è mai stato? Ma dove? Forse è stato in galera lei, forse in galera è stato. In galera forse. Sì, esatto, ci Bravo. Sono stato. No, benissimo, infatti non c'è niente di male. E lei non ha rispetto per chi c'è stato? No, io ho rispetto, era un altro discorso, lei non l'ha capito. Allora cosa vuol dire lei c'è stato? Che domanda era? No, perché le conosce evidentemente. Le conosco, esatto, benissimo. Per questo che sto parlando. Come le conosce? Come le conosce? Lei c'è mai stato? Come le conosce? Come le, ci sono stato, come le conosce? Come le conosce? 15 giorni. Come le conosce? Lei c'è stato? Ma come le conosce? Le conosco perché le sto facendo e sto dicendo che ho un problema Benissimo. Della collettività. Lei c'è stato? La non mia si domanda? Preoccupi, lei non si preoccupi. Lei c'è stato? Sì, certo che ci sono. Quando stato. Lei è imbarazzato dice non si preoccupi. Io non sono imbarazzato, sono abbastanza... Le sto chiedendo, no, ma... lei c'è stato? Sì, certo che ci sono stato. Benissimo, a far cosa? Insieme a dei deputati per lavorare, caro Mario. Prego? Insieme a dei deputati per lavorare. Cosa ha capito? Visto? Non si preoccupi, ho visto quello che ho visto. Come non si preoccupi? Continua a dire non si preoccupi quando non sa cosa rispondere. Ah, resti là, fenomeno, borsa, fenomeno, aspetti, resti là, borsa. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Lo vogliamo sentire questo deputato del 5 Stelle che si chiama Currò, fiducia tecnica al Partito Democratico. Sentiamo Currò, va. Currò che Becchi ha detto... che si autoelimina da solo, un traditore, come altro devo chiamarlo? Una compagine di governo sulla quale posso confluire che cosa? Il voto di fiducia, ma che è un voto tecnico. Noi votiamo questi punti perché sono i nostri. Chi vuole poi aderire a questi punti lo farà per il bene del collettivo e del paese, perché noi siamo certi che il Movimento 5 Stelle fa una proposta bella per il paese. Tanto più che quella zanza, nella stanza più non ronza, ed il sonno poi mi assale. Lei lo sa ma s'aspetta. Siamo qui, 800 24 00 24. Mario, allora, vada avanti, su. Vada, insulti ancora. Posso andare? Andavo avanti in questo senso. Sì, vada pure. Aspettavo la sua disquisizione in ordine alla differenza tra... No, guardi, questa discussione non mi interessa. Siccome decido io... Ha detto che lei non si lascia condizionare. Sì, ma lasci... No, ma non mi lascio condizionare. Non ha capito. Adesso io spiego. Adesso lo spiego io. Non mi lascio condizionare. Prima di spiegare bisogna puntualizzare il quesito. Faccia quello che vuole. Ho parlato di ascoltare le opinioni. Dica quello e io l'ascolto, non si preoccupi. Lei ha detto non mi lascio condizionare, sì. Sono due cose fondamentalmente vabbè diverse. Sono diverse, ho capito, benissimo, facciamo così, ha ragione lei, va bene, così risolviamo la questione, ha ragione lei, ha capito, benissimo, ha ragione lei. No, ma non si preoccupi, ha ragione lei, non si preoccupi Mario, ha ragione lei, ha perfettamente ragione lei. Allora, io non mi sono arrabbiato con i carcerati, mi sono arrabbiato col fatto che Pannella voleva fare un appello, questo a lei, lei che è un genio, lei che è un professore, lei che è un maestro, lei che è stato nelle carceri, le è chiaro oppure no? Le è chiaro o no? Non le è chiaro, benissimo. Ferma tutto, no, mi è chiaro. Io oh, basta, punto. Sincero. L'argomento è escluso. A me non mi interessa la questione delle carceri. Ma vede, il problema è proprio che a lei non interessa. Ma non mi interessa discuterne adesso. Non mi interessa discuterne adesso. Non è la prima volta che dice non mi interessa il problema delle carceri. No, non mi interessa discuterne adesso. Non mi interessa. È un problema sentito da ogni cittadino. Benissimo, è un problema sentito da ogni cittadino. A parte che uno è padrone di non sentire un argomento o un tema, non è lei che mi detta che cosa devo sentire e cosa non devo sentire, capito? Non ha capito il ruolo della radio. È lei che non ha capito nulla, questo è il punto. Sì, mi dica cosa non ho capito. Non ha capito
niente. Lei non può dire ogni cittadino dovrebbe sentire il tema delle carceri, perché io sento quello che mi pare, ha capito o no? Lo ha capito o no? Ma è un grosso problema per lei. No, è un problema suo che vuole imporre a me quello che devo sentire. È un problema suo, caro imprenditore. Ma se lei non sente il problema del fatto che sarà un mio problema, a parte che non è vero, a parte che non è vero che non penso che sia un problema. Non è vero, lo dice lei. Allora perché qua lo dice? Vabbè, ma lei non ha capito il principio. Lei continua a dire non mi interessa il problema. Non mi interessa parlarne qui. Ha capito o no la differenza? L'ha capito dove o no? Dove ne parla, scusi, Crozzani? Ma io ne parlo con gli amici, ne parlo dove diavolo mi pare. Non me lo impone lei, ha capito o no? Non mi interessa parlarne qui. Non me lo impone lei. In quali ambienti ne parla? Ma lei che cosa gliene frega dove gliene parla? È andato nelle carceri a far che cosa se poi non ne parla? Senta, lei ha un problema, lei ha un problema molto serio. È andato nelle carceri a fare cosa se poi non ne parla? Cosa è andato a fare? Lei è malato, su. Per curiosità, lei aveva la curiosità di andare nelle carceri, l'ha invitato qualche deputato, tipo Sgarbi, e come Lecchino si è messo dietro Lecchino. Perché se uno va nelle carceri e verifica i problemi, problemi poi ne parla. Questa è una deduzione logica. Ma com'è che questo finisce in carcere? Cosa vuol dire adesso? Non mi interessa? Dica no, non mi interessa. Scusi, lei uno ne parla, vuole imporre a me che il fatto che devo parlare delle carceri. Ma senta Radio Radicale, non si preoccupi, parlano delle carceri in 3 secondi. Ma mi spieghi cosa vuol dire senza Radio Radicale? Sì, se vuole che ogni giorno si parli un luogo, ogni un posto. Scusi, ma la vedo molto imbarazzato. Cosa vuol dire ogni giorno? Se vuole, lei quando ne ha parlato? Se vuole sentire qualcuno, ma io posso anche non parlarne, non ho capito ancora. Mario, ma cosa è andato a fare allora nelle carceri? Ma che ne frega lei? Ma guardi che no, cosa frega me? Quell'altro lo sento dal di là. Sì. È una persona totalmente inutile. Lei conduce ma lei è un poveraccio. Ma guardi, lei è un povero disgraziato. Io penso proprio di non essere ma lei è un poveraccio. Povero disgraziato, soprattutto. Sì. Un poveraccio è anche un povero disgraziato. Passi all'offesa. Prima non mi interessa. Passa l'offesa. Vabbè, lei è un povero disgraziato. Su. Sì, ma lei continua a usare dei termini di cui non conosce neanche il significato. Sì, tecnicamente ignorante. Cosa vuol dire secondo lei? Sì, lei è un povero disgraziato. Lei è un povero disgraziato. Sì, povero disgraziato. Cosa vuol dire? Lei è un povero disgraziato. Povero in che senso? Anzi, ma ha rotto le scatole, scusi. Mi ha fatto due parole così. Ma che argomenti? Metta giù per arrogante. Metta giù perché non ha argomenti. Bravo. Lei è forte. Lei è forte. Si sente figo, Si sente figo. Poveraccio. Al giornalista a dare una carezza alle persone non parla del problema. Vada in pace. Luigi dalla provincia di Napoli, buonasera.